A distanza di diversi anni torna a nuova vita l'ex Aurum di Città Sant'Angelo, che ospiterà lo store di Torri Cantine e potrà essere utilizzato anche dal comune per attività culturali. L'inaugurazione ci sarà sabato della struttura riqualificata, stamani la conferenza stampa di presentazione dell'evento. L'impianto si estende su un'area di 4 ettari ed ha grandi capannoni. È stato venduto dall'Ilva di Saronno all'azienda vinicola abruzzese Torri Cantine, costola del Rosa Rubra Group, e diventerà l'hub di smistamento per l'Europa e per tutti gli altri mercati, compresi quelli orientali, contribuendo alla riqualificazione del territorio con importanti ricadute occupazionali. La soddisfazione del sindaco di Città Sant'Angelo, Matteo Perazzetti. È una giornata di festa per la nostra comunità, ma soprattutto per l'importanza della rifunzionalizzazione di una delle aree storiche e industriali della nostra città, che l'ha caratterizzata nel suo DNA nella storia, dagli anni 70 in poi. È stata chiusa da 15 anni questa struttura. Oggi un imprenditore lungimirante ha voluto investire su questa struttura, rifunzionalizzandola e ridandola alla funzione soprattutto dei cittadini angolani, pescaresi, ma sono sicuro che è abruzzesi. Un'opera d'arte che oggi viene ad essere riconsegnata all'intera comunità. L'imprenditore CEO di Rosa Rubra, Riccardo Iacobone, precisa che sono decine le persone da impiegare e solo in parte come enologi e chimici sono già nell'organico. Serviranno impiegati amministrativi, addetti alla produzione, persone motivate, dice, con voglia di fare, che sappiano integrarsi con la nostra squadra già in essere. Noi abbiamo preso essenzialmente questa struttura per spostare la parte produttiva di imbottigliamento di lavorazioni e per la parte logistica, che nell'edificio, nell'ultimo edificio enorme, ci permette di stare tranquilli con lo stoccaggio delle merci. Abbiamo voluto però anche organizzare in questa parte frontale della struttura sia una parte store per la vendita diretta del vino ai nostri clienti, ai consumatori che possono venirlo a comprare qui direttamente dal produttore, e sia una parte più wine bar, più diciamo godibile anche nelle serate, eventi di ogni tipo. Ma anche una struttura messa a disposizione del comune. Sì, perché con il comune, Matteo in particolare, lui ha sempre creduto molto in questa cosa. Sicuramente faremo di tutto. È una struttura che vuole essere aperta anche per i cittadini, il pubblico, in estate, in inverno. Deve essere una struttura fruibile da tutti, questo è l'obiettivo.